È gente che si impegna, fatica, ma è felice. Fortunato chi fa sport, sembra quasi che non lavori. Poi, ogni 4 anni, il confronto all'Olimpiade. Di solito vince il migliore. Per raccontare due storie emblematiche, noi di Sportivamente Mag abbiamo scelto gli estremi. Un atleta che sta per vivere in canoa alla sua 8ª Olimpiade, Josefa Idem, e un giovane debuttante ai giochi, il ciclista Elia Viviani. In comune hanno la voglia di farcela. Josefa ed Elia, Londra 2012, la vivono così. L'Olimpiade per me è un evento magico, una gara olimpica perché è diversa rispetto alle altre gare, innanzitutto perché si svolge soltanto ogni 4 anni e poi perché sono i mondiali di tutti gli sport messi insieme, chiamate Olimpiadi, ecco. E allora è un evento particolare rispetto agli altri proprio per questo. L'Olimpiade per me è un qualcosa che va al di là del mio sport, è un qualcosa di grande, di grandissimo. È un qualcosa secondo me che ti fa anche uscire da quello che può essere il mondo ristretto, che per me è il ciclismo ad esempio, che non è così ristretto perché comunque giriamo tutto il mondo, però è un qualcosa di talmente grande neanche da rendermene conto. La prima Olimpiade è stata proprio una gara che ricordo come un evento solare e poi ci sono stati momenti di aspettative e di tensione nelle Olimpiadi che sono seguite e poi piano piano una crescita personale, una maturazione che mi portano verso questa 8ª Olimpiade con una grande consapevolezza. Via! Allora, il bacino olimpico in realtà può riservarci alcune insidie. Dicono che lì c'è sempre vento laterale contro, che significa chi è nella parte nascosta dal vento trova corsie lisce, chi è nella parte esposta al vento trova corsie molto movimentate, questo incide anche per secondi sul tempo che uno può maturare. La pista olimpica di Londra è molto veloce, ha 3 tipi di riscaldamento che permettono di velocizzare la pista e quindi riscaldare il legno, quindi sarà sicuramente una pista dove i tempi si abbasseranno molto rispetto agli anni scorsi. E mi rendo conto che si è sempre molto disturbati, cioè noi atleti andiamo per affrontare le nostre avversarie e nel conto delle avversarie ci siamo anche noi stesse. Se non c'è la passione è difficile fare tanto sacrificio o tanti sacrifici per uno sport, quindi il girare il mondo, stare via tanto da casa, gestire comunque delle giornate di allenamento molto pesanti e se non si ha la passione credo che sia difficile fare tutto questo. I giovani oggi li guardo con molto affetto, e mi chiedo sempre chissà come faranno la loro strada, chissà come smaltiscono le varie esperienze che faranno e penso almeno questo l'ho già fatto.